La Regione Abruzzo ha bisogno di una struttura idonea per tutte quelle famiglie e i malati che attraversano dei momenti particolari con il risveglio dal coma. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì cosa ne pensa? Sì, noi parliamo oggi in questo incontro proprio di una realtà che abbiamo nella ARS di Pescara, ossia presso il presidio ospedaliero di Popoli, dove sono già attivi dei centri eccellenti per la nostra regione, ossia punti di riferimento per quanto riguarda la terapia intensiva post-traumatica. Senz'altro nella nuova rete ospedaliera noi abbiamo messo dei posti letto dedicati a questo tipo di terapia, cosiddetti codice 75, e soprattutto un'attenzione affinché ci sia una possibilità di poter far rientrare anche tanti pazienti fuori regione. Con il prefetto Giancarlo Di Vincenzo e il prefetto di Pescara parliamo di questa giornata, il risveglio dal coma. Merita davvero la sensibilizzazione, un'ulteriore sensibilizzazione da parte degli enti preposti, perché in regione, in Abruzzo, manca una struttura apposita. Ma occorre una sensibilizzazione da parte di tutti, è un momento di riflessione, questa giornata è un momento di essere vicini a chi soffre, quindi è compito delle istituzioni ma è anche un compito individuale di ognuno di noi. Eccellenza, una giornata come questa che cosa deve insegnare? Deve insegnare che uno dei valori più profondi è quello di essere vicino a chi soffre, è una delle modalità in cui si manifesta al massimo livello, come dire, l'essere umano. Un plauso a questa associazione, il Risveglio di Manuela, che ce la mette ogni anno tutta per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica. Un plauso a questa associazione perché mantiene alta l'attenzione su un tema, come dicevamo, delicatissimo. Dottor Carlo Daurizio, 17ª edizione della giornata dedicata al risveglio dal coma. Siamo a Pescara per un'iniziativa che cresce di anno in anno. Sì, diciamo questa è l'ennesima iniziativa che qui a Pescara porta avanti l'associazione Risveglio di Manuela. È una giornata comunque nazionale, iniziata 17 anni fa con l'associazione Gli Amici di Luca, che si propone ovviamente di tenere alti i riflettori su questa tematica, quella dei pazienti che per un qualche motivo, a volte un trauma, un accidente vascolare, eccetera, hanno subito una grave lesione cerebrale che comporta spesso uno stato di coma dal quale si può uscire, che però porta appunto a gravi conseguenze, a gravi disabilità e quindi alla necessità di attivare dei percorsi assistenziali che dalla fase acuta si sportano fino al reinserimento sociofamiliare, percorsi che sono stati ormai ben definiti, ben delineati da una serie di provvedimenti anche ministeriali e che quindi è necessario dotare anche la nostra regione, quindi è importante che anche la regione Abruzzo si doti di questo strumento programmatico in modo tale che i pazienti e soprattutto le famiglie sappiano come gestire al meglio i loro cari che purtroppo vanno incontro a questa condizione di disabilità. Si era parlato negli anni scorsi della struttura di Popoli, per passare dalle parole ai fatti che cosa si dovrebbe fare, dottor Daurizio? Ma non manca tantissimo, c'è bisogno di un piccolissimo investimento, voglio far presente che chiaramente in piena pandemia Covid sono state giustamente spese molte risorse per la cura di questa malattia, però non bisogna dimenticare anche le altre patologie. Non possiamo dimenticare che ogni anno 40-50 persone ogni 100.000 abitanti vanno incontro a questa condizione di lesione cerebrale e quindi di stato di coma, per cui è necessario dirottare delle risorse anche per queste altre patologie in modo da dare un'assistenza migliore. A Popoli non manca molto, con un piccolo investimento si può fare, si può creare questo centro, attivare subito 10 posti letto. La Regione Abruzzo da anni è impegnata in questo discorso di un centro a valenza regionale, quindi sarebbe opportuno che si arrivi a concretizzare questo progetto che ormai è diciamo da oltre 10 anni è sul tavolo regionale, quindi sarebbe importante appunto finalmente dare una risposta concreta. Anna Verna, un appuntamento che si rinnova felicemente nel tempo, l'opera di sensibilizzazione per creare finalmente in Abruzzo una struttura per tutte le famiglie,
per tutti coloro che soffrono del risveglio dal coma. Sì, oggi è una giornata importante in cui l'emozione veramente è più forte delle altre volte. Ho voluto oggi dare questo messaggio di vita, di speranza, intrattenendo in un convegno incontro i ragazzi della scuola dell'Istituto Nostra Signora, affinché la prudenza, i loro comportamenti più corretti non debbano provocare problemi a loro e soprattutto alle loro famiglie. Il ricordo di Emanuele è sempre molto forte e sentito, non solo nella vostra famiglia, ma in tutta la città. Emanuela è sempre con noi. Emanuela ha trasformato il nostro dolore, che ha stravolto la vita, in una forza così intensa, così forte da farci pensare solo a quelli che hanno bisogno di aiuto. Si è parlato di Popoli, una struttura che potrebbe diventare una realtà di qui a poco. Sì. Popoli diventerà una realtà, io ne sono certa, ho fiducia nelle istituzioni che appoggiano e condividono il nostro progetto, a iniziare dal nostro prefetto, Sua Eccellenza Dottor Giancarlo Di Vincenzo, che ha saputo con molta sensibilità raccogliere il testimone lasciato dall'ex prefetto Gerardina Basilicata. Siamo grati a tutte le autorità intervenute oggi, è un inno veramente di speranza, la loro condivisione e ragione della nostra vita. Signora Verna, a quelle famiglie che soffrono la vostra esperienza, che cosa si sente di dire? Mi sento di dire che sono vicine a loro. Infatti ogni giorno ricevo telefonate disperate di mamme che vogliono rientrare nella propria regione. Sarà una promessa, sperando che il Signore mi dia la forza per continuare questa battaglia, per avere il proprio caro nella propria quotidianità, vicino ai propri affetti e non vivere il lungo percorso doloroso del coma lontano, fuori da casa, aggiungendo a un dolore straziante i disagi che comportano.